È il truffatore più grande che il mondo abbia mai conosciuto. Per le autorità federali è uno dei più grossi schemi di Ponzi di Wall Street. È l'ideatore della frode più lunga della nostra epoca. Passerà alla storia come il più grande impostore di tutti i tempi. Ha rubato una montagna di soldi. Si è trattato di un'enorme frode, una grandissima frode. È solo un bastardo. Sono stato chiaro? Bernie Madoff ha ammesso di essere stato la mente della truffa più grande che il mondo abbia mai registrato. È destinato a rimanere in carcere per il resto dei suoi giorni e poiché ha scelto di non parlare, molti dei suoi segreti finiranno con lui nella tomba. Ma come c'è riuscito? La sua vittima ideale era chi pensava di arricchirsi senza rischiare nulla. E come è arrivato a raggirare così tanta gente per così lungo tempo? Una regola della truffa ideale: tutti vogliono qualcosa in cambio di niente, tu gli darai niente in cambio di qualcosa. Bernie Madoff è il finanziere americano che ha architettato per ora la più diabolica truffa di tutti i tempi, fra i 50 e i 65 miliardi di dollari, oltre tre volte il crack Parmalat. Torniamo fra breve. Bernie Madoff ha 71 anni e a giugno scorso è stato condannato a 150 anni di carcere. La storia del più grande truffatore di tutti i tempi è raccontata dal figlio di un ex soldato inglese che si è suicidato dopo aver perso tutto nei fondi Madoff, dove aveva investito i risparmi di una vita. Abbiamo curato per voi l'edizione italiana di un'inchiesta della BBC realizzata da William Foxton e Robert Vogel. L'ex soldato inglese Bill Foxton è sopravvissuto a pericoli in ogni angolo del mondo. Ma non è riuscito a sopravvivere a Bernie Madoff. In un giorno di febbraio si è seduto qui, su una panchina del parco di Southampton, e si è sparato. Suo figlio sta ancora cercando di capire perché. Trovarsi qui, guardarsi intorno e cercare di capire cosa gli passasse per la mente in quel periodo è così strano. Forse si è sentito in trappola senza sapere cosa fare. Bill Foxton era da poco andato in pensione. Il figlio sperava di poter stare finalmente con lui e recuperare il tempo perduto. I miei genitori divorziarono agli inizi degli anni Ottanta e quindi non ho mai avuto molte occasioni di vedere mio padre. Ultimamente ci sentivamo sempre più spesso via email o al telefono. Papà era un uomo molto coraggioso. Finita la scuola, si è arruolato nella legione straniera francese. Poi entrò nell'esercito inglese e cominciò a lavorare molto lontano, in Oman. È lì che ha avuto un grave incidente e hanno dovuto amputargli una mano. Ma era riuscito a superare quel trauma e scherzava sempre sul fatto di avere una mano sola. Per questo ancora faccio fatica a capire perché mi abbia inviato questa terribile email nella quale scrive: sarò molto breve. Purtroppo avevo tutti i miei soldi in due fondi, l'Herald USA Fund e l'Herald Luxembourg Fund, investiti in Austria. I soldi sono stati tutti investiti negli hedge fund di Madoff, dello schema di Ponzi. Ho perso tutto. Una settimana più tardi, Bill Foxton si toglie la vita. Volevo prendere tutte le medaglie che mio padre si è guadagnato grazie al suo coraggio e tirarle in faccia a Bernie Madoff per fargli capire che uomo ha ucciso. Poi a freddo, con più calma, ho capito che quello che volevo veramente era capire qualcosa di più proprio su Madoff. Volevo capire di più di questo gigantesco imbroglio che ha architettato e come aveva fatto mio padre a finirci dentro. Per farlo, Willard Foxton si prepara a un lungo viaggio. La rete di Bernie Madoff, infatti, si estendeva lungo tutto il pianeta, ma il centro della ragnatela si trova a più di 3.500 chilometri al di là dell'Atlantico. Ed è qui che si sta recando Willard. Se penso alla vita che ha fatto mio padre, mi vengono in mente tante cose. Ha lavorato in tutto il mondo per enti umanitari o in zone di conflitto. Aveva prestato servizio anche nell'ex Jugoslavia. Nell'ex Jugoslavia ha salvato la vita a un bimbo che stava camminando in mezzo a un campo minato. Lui è andato a prenderlo e per questo ha avuto un'onorificenza dell'Ordine dell'Impero Britannico. La
La destinazione di Willard è New York, la città che non dorme mai. È qui che il truffatore più grande di tutti i tempi lavorava alacremente al suo progetto. Lo scorso dicembre, la grande mela riceve un prematuro quanto indesiderato regalo di Natale. È la notizia che Bernard Madoff, uno dei leoni di Wall Street, ha confessato di aver frodato investitori di tutto il mondo per miliardi di dollari. Madoff, si dica, è tutto vero quello che ha confessato? Madoff è l'ultima persona a Wall Street che poteva essere sospettata di un tale crimine. Perché doveva essere arrestato? Era il migliore a Wall Street. Rimasi sconvolto, non riuscivo a crederci. Sentire che per tutti quegli anni si era reso protagonista di una simile frode è stato sconcertante. Ha sempre goduto di un'ottima reputazione. Proviene da una buona famiglia ed è uno dei membri più in vista della potente comunità ebraica newyorkese. A nessuno quindi sfiora l'idea che sia un imbroglione. La prima tappa di Willard è l'emblematica torre che ospitava l'impero Madoff, il Lipstick Building, sulla Third Avenue a New York. È da qui che metteva in atto giorno dopo giorno la grande truffa. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Un investimento con Bernie Madoff era troppo bello per essere vero, non perché il guadagno fosse alto, ma perché era stabile. Sia che il mercato andasse bene o fosse in crisi, il risultato era lo stesso. Con Bernie si aveva quasi sempre lo stesso guadagno, un sano 1% al mese, anno dopo anno. Perlomeno questo è ciò che le sue vittime pensavano. Ma non tutti mantengono le promesse. Una delle cose che mi ha dato più fastidio dalla morte di mio padre è che qualcuno pensava che papà avesse investito quei fondi perché era avido. E il tasso di rendimento di Bernie sembra una tentazione irresistibile. Non penso che chi investiva con Madoff fosse in cerca di guadagni spettacolari, piuttosto cercava guadagni sicuri. Avevi liquidità e potevi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento. Era come avere soldi in banca e allo stesso tempo guadagnare grazie a tassi molto più alti di quelli che poteva garantire qualsiasi banca. Troppo bello per essere vero. Aveva sempre questo aspetto gentile, i modi affabili. Sembrava il nonno di tutti. Mi mise un braccio sulla spalla, mi guardò dritto negli occhi e mi disse: dai, non preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene. Potrai tenerti la casa e riuscirai a mettere tutte le cose a posto. E io gli ho creduto. Così come la famiglia di John McAfee. Stava seduto tranquillo davanti a mia sorella, senza alcun imbarazzo per aver appena rubato i suoi soldi, quelli miei e di mio fratello. Lo scorso dicembre, il pensionato Paul Allen contatta Madoff preoccupato per la crisi economica. Mi disse: stiamo andando bene. E poi aggiunse: proprio in questo momento stavo osservando la tua situazione al computer e dice che sei cresciuto del 9% quest'anno e dell'1% nel mese di dicembre. Insomma, le cose procedono stabilmente. E io risposi: sì, è vero, i conti tornano. Signor Madoff, cosa si sente di dire a tutta la gente che ha perso i propri soldi? Errol Sibley è uno degli autisti dell'azienda di Madoff. Errol conduce Bernie dai suoi avvocati su di una Range Rover nera. C'erano fotografi dappertutto che scattavano foto. Si creò molto traffico e la gente bussava sui finestrini e diceva: signor Madoff, cosa dice a tutte queste persone? Cosa dice al mondo intero? Posso anche mostrarle la foto, se le interessa. Questo è il New York Post e questo sono io alla guida. Ah sì, eccola qui. Ma lui cosa le disse in macchina? Era molto preoccupato dei paparazzi. Parlò solo di questo, dei fotografi, e di nient'altro. Bernie Madoff è ora il più famoso colletto bianco criminale di Wall Street. Ma le sue origini sono alquanto banali. Nasce 71 anni fa in una famiglia ebraica del ceto medio nella zona di Queens, a New York.
La prima volta che incontrai Bernie fu 53 anni fa. Non ho mai notato niente di particolare nella sua vita. Si può dire che solo quando cominciò a fare soldi emerse un po' dall'anonimato. Comincia a fare soldi quando mette su un'agenzia di mediazione di borsa nel 1960. A tenere i libri contabili è la moglie Ruth. Lei giocò un ruolo importante nelle sue relazioni sociali. Lui non era quel che si dice un animale sociale. Non amava le conversazioni. Bernie aveva un tic nervoso che lo rendeva balbuziente e credo che questo fu un vantaggio per lui perché faceva sì che il suo interlocutore provasse solidarietà e si lasciasse coinvolgere. Willard Foxton cerca di chiarire il mistero finanziario relativo ai due fondi Herald collegati a Madoff, di cui il padre parlava nella sua ultima email. Non ha le ricevute e senza di esse teme che le speranze di recuperare qualche soldo siano minime. Dopo infruttuose telefonate a Londra e Vienna, prova ora con il Lussemburgo, dove si trovano i depositari di uno dei fondi. Mio padre, per quello che ricordo, ha investito in questo fondo. Mi chiedo se sono in tempo a trovare qualche ricevuta o qualcosa del genere, perché purtroppo papà è morto a febbraio e ci aveva detto che aveva investito in quei fondi. Con chi posso parlare della questione? Naturalmente non è semplice rintracciare i movimenti di qualcuno in un fondo come questo. E il Lussemburgo sembra essere solo l'ennesimo muro di gomma. Se siete voi a essere i depositari dei conti, beh, allora dovreste senza dubbio avere qualche dato a disposizione. Quindi tutto quello che potete darmi è il nome dei liquidatori. Non potete neanche darmi un numero di telefono, un indirizzo email, niente? Ok, arrivederci. La frode che Bernie Madoff ha congegnato obbedisce strettamente a un'altra regola tipica delle grandi truffe. Tutti vogliono qualcosa in cambio di niente e tu gli darai niente in cambio di qualcosa. Madoff dice ai clienti che ottengono rendite stabili con rischi minimi. In realtà nessuno riceve alcuna rendita. Tutto ciò che Madoff fa è rendere agli investitori niente più che i loro soldi. Si chiama schema di Ponzi ed è una delle frodi più semplici che esistano. In uno schema di Ponzi, il truffatore convince le sue vittime a investire i soldi sostenendo che è in possesso di una favolosa nuova strategia di investimento che produce un ottimo tasso di interesse. In realtà lui non paga alcun interesse, ma rende lentamente alle sue vittime alcuni dei soldi che loro stessi hanno investito facendo la bella vita con il resto. I soldi arrivano con sempre maggior afflusso grazie a nuove generazioni di vittime che vengono a sapere di queste rendite apparentemente facili. Questo è fondamentale in quanto il sistema crollerebbe se venissero a mancare nuove emissioni. Eventualità che con lo schema di Ponzi si verifica sempre. Il rifornimento di soldi e vittime a un certo punto si esaurisce. Nel caso Madoff ciò è avvenuto durante la crisi dello scorso anno, quando troppi investitori insieme hanno richiesto troppi soldi. Madoff, grazie alla sua abilità, è riuscito a guadagnarci più del solito e a durare molto rispetto a tutti gli altri truffatori di Ponzi, ma la cosa è andata a finire nello stesso modo. Non è riuscito velocemente a trovare soldi a sufficienza per coprire i suoi obblighi. Madoff dice alle sue vittime di avere una strategia segreta per comprare e vendere fondi al momento giusto. In realtà non utilizza affatto i soldi delle sue vittime per comprare e vendere. Nessuno però sospetta nulla, visto che Madoff gestisce anche una sezione separata e legale della sua azienda qui nel Lipstick Building. In questa parte della sua attività agisce come operatore di borsa, noto a Wall Street come speculatore, comprando e rivendendo azioni a nome di clienti esterni. È una copertura perfetta. Madoff debutta come un agente parvenu che tratta azioni in diretta competizione con i pesci grossi. Quando conobbi Bernie, pensai che fosse un innovatore. Aveva intuito che andava usata la tecnologia se si voleva competere con gli specialisti che operavano dentro la borsa di New York. Questi specialisti scambiavano titoli a mano e le operazioni duravano a volte anche 20 minuti. Bernie invece scambiava in pochi secondi. E che cosa pensarono quelli che operavano dentro la borsa di questo metodo? Beh, lo odiavano.
Ma Madoff, da outsider, riesce a trasformarsi e divenire parte dell'establishment di Wall Street. Riesce perfino a farsi nominare presidente del gigantesco Nasdaq, la borsa più attiva del mondo. Qualcuno azzarda l'ipotesi che Madoff potrebbe aver rubato almeno 64 miliardi di dollari. Ci vorranno anni di conteggi legali per avere un'idea, perché al momento ci sono investitori infuriati che protestano per perdite interamente basate su profitti illusori e valori che non sono mai esistiti. La somma reale potrebbe aggirarsi sui 25-30 miliardi. Si tratta quindi di una cifra enorme, un mucchio di soldi che rendono la sua frode di gran lunga la più grande della storia degli Stati Uniti. Tanto per dare un'idea, ho qui con me una banconota da 100 dollari. Se le mettessimo una sopra l'altra davanti al Lipstick Building, alla fine, solo per giungere alla cifra minima stimata dei soldi truffati da Madoff, avremo una torre almeno 7 volte più alta. Ma come ha fatto Madoff a convincere così tanta gente a investire in quel tipo di fondi? Rendendo il suo investimento esclusivo. Ecco come. Groucho Marx diceva: non vorrei mai fare parte di un club che accettasse tra i suoi soci uno come me. In un certo senso credo che Bernie avesse lo stesso tipo di filosofia, cioè quella di creare una specie di club esclusivo del quale tutti volevano far parte e senza fare troppe domande. Diceva ai clienti: non voglio prendere tutto il suo denaro oggi, voglio che si senta a suo agio con me. E poi, per il momento, diciamo che usciamo un po' insieme. Lei mi darà una piccola somma di denaro e nel caso si convinca, allora ci sposeremo. È così che metteva in atto lo schema. E prima ancora di rendersene conto, tutti volevano far parte degli investimenti di Madoff. Dico sul serio. Club in luoghi come questo. Siamo a Palm Beach, Florida. È qui che chiunque sia qualcuno a New York ha la propria residenza invernale. Tra questi, ovviamente, anche Madoff, che vede nel luogo un punto ideale dove esercitare le sue tecniche. Palm Beach è infatti il posto perfetto per le frodi di Bernie. Non solo perché ha più milionari per centimetro quadrato di qualsiasi altro posto sulla Terra, ma anche perché molti di loro sono ebrei. Quasi ogni schema di Ponzi comincia come il cosiddetto crimine di affinità. Il truffatore sceglie le sue vittime all'interno della comunità di appartenenza. Nel caso di Bernie, quella ebraica. Molti dei suoi elementi fanno parte dell'esclusivo Palm Beach Country Club. Palm Beach stessa è fortemente divisa tra ebrei e non ebrei, purtroppo. E credo ci sia anche un certo antisemitismo strisciante. Esiste dagli anni 50. Quando gli ebrei non erano ammessi al country club locale e quindi ne inaugurarono uno loro. Oggi il codice d'abbigliamento è elegante, ma al tempo stesso casual. Si possono anche indossare short al Palm Beach Country Club, ma non oltre i 4 centimetri sopra il ginocchio. L'iscrizione mi sembra si aggiri intorno ai 300.000 dollari. E poi, per poter accedere al club, vogliono che tu offra almeno una cifra equivalente al costo dell'iscrizione in beneficenza. Nel club, quindi, si incontrano proprio le persone di cui Madoff va in cerca. In breve trova dozzine di milionari disposti a tutto pur di investire con lui. Si calcola che un terzo dei membri siano diventati sue vittime. Mi capitò di trovarmi lì proprio durante la settimana del crollo e ricordo che andai nella sala da pranzo per mangiare qualcosa prima del golf. C'erano a malapena una dozzina di persone sedute ai tavoli e se le guardavi sembrava che fossero state prese ripetutamente a colpi di padella in faccia. Una delle vittime di Madoff e membro del Country Club è un uomo inglese che ha probabilmente perso più di ogni altro suo conterraneo. Chiesi di vedere le performance delle rendite nell'arco di una decina di anni. Non erano grandiose, ma di certo erano stabili, e pensai quindi che si trattava di un investimento sicuro. Certo, mi venne il sospetto che potessero essere fondi dello schema di Ponzi, ma c'erano alcuni elementi che mi portavano ad escluderlo. Primo fra tutti, il fatto che i guadagni erano molto modesti, le cifre troppo basse. Inoltre, gli schemi di Ponzi franano perché devono attirare sempre nuovi e grossi investitori. E nel giro di 4-5 anni, in genere, crollano.
con il tizio che li ha messi su, che scappa. L'uomo che ha messo su questo schema, invece, non scappa da nessuna parte. Bernie Madoff comprende che deve lavorare a fari spenti piuttosto che optare per modi appariscenti. Continua a vivere qui nascosto dietro i rami di queste palme. Tutte le altre case sono enormi, ampie, con spazi aperti, sfarzose. La casa di Madoff, invece, sembra come nascosta dal resto. È coperta, anche molto più piccola e meno ostentata. Riflette alla perfezione l'uomo, uno ricchissimo che non vuole sfoggiare i suoi tesori. Questa è solo la prima delle quattro residenze di Madoff che le autorità hanno sequestrato. Entrando qui e osservando, ad esempio, la cucina, credo che una delle cose più incredibili che si possono notare sono i disegni fatti da bambini attaccati al frigorifero, un po' come nelle serie televisive. Con così tante vittime concentrate in un solo luogo, non c'è da sorprendersi se alcune di esse cominciano a sentire la crisi, ma le perdite di un uomo sono guadagni per un altro. Questa acquaforte di Picasso, del valore di $10,000, può essere vostra per 3,000. Questa meravigliosa collana tahitiana di perle con diamante di 18 carati, del valore di almeno $60,000, è vostra a soli $22,500. Questa Maserati Gran Turismo di $134,000 la vendo a soli $100,000. Non è più alta stagione qui in Florida, ma la strada che esibisce ancora le boutique più esclusive, Worth Avenue, che ironicamente significa Viale del Valore, è ancora molto tranquilla. Le vittime di Madoff qui sono troppo chic per organizzare vendite promozionali, ma comunque devono affrettarsi a vendere le proprie lussuose merci. Qui abbiamo un servizio di posate di oltre 200 pezzi in argento sterling. Questa casa d'aste ha perfino organizzato una vendita speciale per i beni delle vittime di Madoff. Se sono arrivati a vendere le loro posate, allora è proprio la fine. Stanno liquidando tutto per avere soldi semplicemente per vivere. E ora sono costretti a usare forchette e coltelli di plastica e, spero, tovaglioli di carta. Tutti i pezzi esposti provengono dai beni delle persone raggirate da Madoff. Tra i miei preferiti c'è quello che sto indossando. Ci sono più di 91 carati di diamanti e il prezzo ammontava a $250,000. Lo vendiamo a $95,000. Il numero di nostri clienti che hanno avuto perdite personali grazie a Madoff è impressionante. Continuano a venire da noi e a implorare più soldi per le loro macchine. Sempre più gente entra da noi e ci chiede specificamente dove si trova la gioielleria Madoff. Mi ricordano molto gli avvoltoi. Quando vengono per la prima volta sono molto imbarazzati. Chi vive in queste case non ha mai dovuto provare imbarazzo. Ma Willard sa che le vittime di Madoff a Palm Beach di certo possono rimettere a posto i pezzi e ricominciare. Suo padre non ha avuto la stessa opportunità. C'è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso di lui. Al suo funerale alcuni dei suoi colleghi di qualsiasi grado, dal soldato semplice al general maggiore, mi hanno raccontato le sue gesta, mi hanno detto di quanto fosse coraggioso, onesto. Tutti erano fieri di averlo incontrato. Non penso che si diranno le stesse cose al funerale di Madoff. Di certo non le diranno quelli della sua comunità. Che siano sue vittime o meno, si sentono tutti umiliati da lui. A parte la gravità dei reati commessi e l'aver distrutto intere famiglie, io sento di dover considerare un altro aspetto. Sono ebreo e penso che sia davvero una disgrazia che uno della nostra comunità possa fare simili cose. È un comportamento antietico rispetto ai principi ebraici e per questo ci sentiamo tutti molto, molto imbarazzati. Quando ho saputo i dettagli della truffa e di come era riuscito a ingannare tanta gente, ho pensato che forse la cosa più incredibile è che abbia cannibalizzato la sua stessa comunità. Ma Madoff non si accontenta della comunità ebraica in luoghi come questi o sulla costa orientale. Vuole più soldi, molti di più. E quindi si muove verso Occidente. E quale luogo migliore della California?
Tra le vittime di Madoff qui ci sono grossi nomi di Hollywood. Ma la sua attenzione si rivolge ai tanti investitori meno facoltosi, piuttosto che ai pochi super ricchi. Gente come Ian Thirman, che pensa di aver finalmente guadagnato il diritto a godersi una felice quanto prosperosa pensione. A patto però che non si materializzi Bernie Madoff che ti ruba tutti i soldi. Ian è stato costretto a tornare a lavorare nel supermarket locale. Il semplice fatto che guadagno $10 all'ora invece di nulla fa un'enorme differenza alla fine della settimana. Ed è tutto più difficile in tempi come questi. Mi hanno offerto questo lavoro. Sono una specie di addetto all'accoglienza. Dico alla gente quanto sia buono il cibo in vendita. Non serve niente piangersi addosso. E così vado avanti e ci metto tutto me stesso. Paul e Laurel Allen speravano di garantire a figli e nipoti un futuro, ma ora potrebbe avvenire il contrario. Alla fine dello scorso anno, volendo incassare i loro risparmi investiti nei fondi di Madoff, si mettono in contatto col suo ufficio. Mi rispose lui e mi disse: perché mi fa tutte queste domande dopo gli anni di successi che abbiamo avuto? E io gli risposi: beh, sono un po' timoroso rispetto alle condizioni generali. E lui disse: stiamo andando molto bene. Le è sembrato agitato al telefono? No, secondo me sarebbe stato un grande interprete delle commedie di Shakespeare. Non dava assolutamente l'impressione di essere nervoso e io ci sono cascato. Più tardi ho capito che avrei dovuto insospettirmi. Sì, perché in 13 anni non ho mai voluto parlare con me e nessuno mi ha fatto parlare con lui. E so che anche se a quel punto avessi detto: Bernie, rivoglio indietro i miei soldi, mandami un assegno, non mi sarebbe mai arrivato niente. Perché già era nei guai. Se dovesse trovare un'espressione per definire Madoff, quale sarebbe? Uno psicopatico figlio di puttana. Neanche gli Allen investono con Madoff direttamente. Come il padre di Willard e molte altre persone truffate, i loro risparmi vengono collocati attraverso fondi di terzi. Ho alcune domande riguardanti il fondo Herald. Dopo un colpo a vuoto in Lussemburgo, sta ora parlando con le isole Cayman, dove, tanto per aumentare la confusione, si trova il fondo Herald USA. L'Herald ha ormai chiuso e mio padre ci ha detto che aveva investito in quei fondi e crediamo che avesse un numero di conto. Ciò di cui Willard avrebbe bisogno è la copia delle ricevute per capire con esattezza quanti soldi ha perso il padre. Qui ogni volta che parlo con qualcuno mi rimanda qualcun altro da chiamare. Mi sento preso in giro. Willard comincia a dubitare, ma dal sud della California potrebbe giungere un aiuto insperato. Un avvocato che rappresenta le vittime che hanno perso i soldi in due fondi Herald. Venivano investiti da Bernard Madoff a New York e ciò non venne mai rivelato a persone come suo padre che precedentemente avevano investito in questo fondo. Al contrario, loro credevano che i loro soldi venivano investiti in titoli sicuri come stock e bond americani o altri titoli. La buona notizia è che nel suo caso ci sono ottime probabilità di recuperare il denaro e il motivo è che ci sono numerose terze parti che hanno responsabilità in questo caso e che hanno ancora soldi che possono essere recuperati. Il loro lavoro era di indagare dove andavano a finire i soldi di suo padre, come venivano investiti, chi stava investendo, e anche ricevere aggiornamenti periodici sulle rendite dell'investimento. Ed è proprio il ruolo di alcune di queste terze parti a condurci alla più importante regola delle frodi. Lo schema utilizzato da Madoff era semplicissimo. Promette ai suoi investitori un rendimento buono, il 10% l'anno, che regolarmente paga utilizzando il denaro dei nuovi clienti, solo che invece di investirlo ci fa gli affari suoi. Il problema si pone quando tutti chiedono indietro i loro soldi. Torniamo fra qualche minuto. Quando venne fuori che aveva spolpato uno come Elie Wiesel, rimasi davvero amareggiato. Un premio Nobel sopravvissuto all'Olocausto. E quell'uomo è stato capace di rubargli tutti i soldi. Stiamo raccontando la storia di Bernie Madoff, un finanziere americano che nell'inganno non discrimina, dagli attori ai pensionati, dai miliardari alle associazioni di beneficenza.
La lista dei truffati in tribunale è lunga 162 pagine e si leggono i nomi di John Malkovich, Kevin Bacon, Larry King, la Fondazione Kissinger, il Nobel Elie Wiesel, ma anche Banco Popolare, Mediobanca e Unicredit. Unicredit ha un'esposizione per 75 milioni di euro. Il figlio di un soldato inglese, morto suicida perché ha perso tutto, cerca di capire se gli riesce di recuperare qualcosa e come è stato possibile costruire questa gigantesca truffa. Non riuscirai mai a imbrogliare un uomo onesto. Ma ovviamente ci sono sempre delle eccezioni che confermano la regola. In questo caso ci sono migliaia di eccezioni. Uomini e donne assolutamente onesti che hanno gettato a mare una vita di risparmi senza alcuna colpa. Ma si può dire lo stesso dei fondi esteri che all'inizio hanno incanalato i soldi degli investitori verso Madoff? Tra questi anche due fondi Herald che hanno preso il denaro di Bill Foxton e il fondo American Fairfield Greenwich, che ha perso circa 7 miliardi di dollari nella truffa di Madoff, totalizzando finora il danno maggiore. C'è stato un gran parlare dei fondi che diedero soldi a Madoff. Dovevano per forza sapere qualcosa. C'erano troppi pezzi del puzzle Madoff che non tornavano al loro posto. Non si può certo dire che lo schema di Ponzi sia una novità. Boston, Massachusetts. Questa era la casa di Charles Ponzi negli anni 20. È lui che ha dato il nome allo schema di Ponzi. Disse alle sue future vittime che li avrebbe fatti diventare ricchi trattando buoni postali. Ma proprio come Madoff, non comprava né vendeva nulla. Lo schema portò così tanti soldi che un minuto prima Ponzi era senza un soldo e quello dopo era in grado di comprare questa lussuosa casa in un sobborgo di Boston. Mark Matosian è un investigatore di frodi che ha studiato Charles Ponzi, riuscendo ad assicurare alla giustizia vari truffatori. Charles Ponzi, all'apice delle sue truffe, nel giro di 9 mesi si era fatto affidare una somma di circa 15 milioni di dollari da migliaia di investitori e, presi i soldi, li spese molto rapidamente. Acquistava case molto belle. Questa qui è con tutta probabilità una delle case più belle fuori Boston. In base alla sua esperienza, sono comuni anche al giorno d'oggi questi tipi di truffe? Certamente. Lo schema di Ponzi è l'investimento truffa più comune che ci sia, anche perché non richiede molto capitale per iniziare. Tutto ciò che ti serve è un'idea un po' geniale che suoni plausibile. E purtroppo il problema che abbiamo oggi, e che avevamo allora, è che la gente, o perlomeno molta gente, non guarda al di là delle promesse di guadagni. A New York, Bernie Madoff ha sempre più bisogno di soldi e adesca un altro gruppo di ricche vittime per far andare avanti il suo schema di Ponzi. Madoff lo portò addirittura a livello successivo, una mossa direi assolutamente geniale perché si rivolse agli enti di beneficenza. Supponiamo che io sia un ente benefico, che abbia 100 milioni di dollari e che voglia impiegarli in un fondo di investimento. Io non voglio indietro quella somma iniziale, voglio solo finanziare il mio capitale. E so che mi entreranno delle rendite di volta in volta e che queste mi permetteranno di continuare a svolgere le mie attività benefiche. La lista delle organizzazioni benefiche sembra un elenco dei gruppi filantropici ebrei. Il profilo più alto lo detiene la fondazione umanitaria istituita dal premio Nobel per la pace Elie Wiesel. È stata ripulita dei suoi asset del valore di 15 milioni di dollari. Quando venne fuori che aveva spolpato uno come Elie Wiesel, rimasi davvero amareggiato. Un premio Nobel sopravvissuto all'olocausto. E quell'uomo è stato capace di rubargli tutti i soldi. Ci vuole una notevole predisposizione al crimine, ma devi anche essere assolutamente senza scrupoli. Alcune organizzazioni umanitarie, però, sono più furbe di altre. Sono nel consiglio di un ente ebraico e faccio parte della commissione investimenti. Ogni anno rispuntava il nome di Madoff e dei suoi fondi come qualcosa da prendere in considerazione. Ma io mi chiedevo, qual è la strategia di Madoff? Come mai questi fantasmagorici guadagni con così pochi rischi? Mi dissero che si trattava di una strategia split strike conversion. Cosa? Una strategia split strike conversion? Davvero interessante, non ne ho mai sentito parlare. Che cos'è?
E loro mi risposero, beh, meglio di no, è una strategia segreta. Ok, risposi, allora possiamo parlarne con il signor Madoff direttamente? Ma la risposta fu un secco no, Bernie non fa queste cose. E così non abbiamo mai investito con lui. E perché, secondo lei, la stessa domanda non è mai stata posta da altre organizzazioni, fondazioni o semplici privati? Perché non erano persone esperte. E quando sentivano espressioni come strategia split, strike, conversion, annuivano e dicevano, ah, molto bene. Io sono certo, infatti, che qualsiasi investitore che fosse stato un po' più esperto e avesse osservato la performance dei fondi Madoff, dopo un minimo di indagine, non avrebbe mai investito con lui. Uno di questi investitori esperti che hanno fatto qualche indagine è James Hedges. Gli sono bastati tanti piccoli indizi per fargli nascere grandi dubbi. Quando andai a incontrare Madoff, mi fu subito chiaro che era un uomo importante che non aveva tempo di rispondere a perplessità di persone che si facevano domande sui suoi fondi. Si è reso conto nel corso dell'incontro che c'era qualcosa di strano? Sì, neanche 15 minuti e avevo già capito che qualcosa non tornava con Madoff. Non voleva che incontrassi i suoi agenti, i suoi funzionari finanziari, non mi permetteva l'accesso a operazioni verificate. Tutte queste cose sono come degli enormi allarmi e lui, solo dopo una mia insistenza, rispose alle mie domande, ma ho dovuto incalzarlo in maniera pressante. Quando la direttrice degli hedge fund, Suzanne Murphy, indaga sulla possibilità di investire con Madoff, vuole prima di tutto esaminare una serie di transazioni a caso. Se Madoff comprava un titolo, vuol dire che era riuscito a comprarlo chiuso o alla quotazione più bassa del giorno. Se invece vendeva il suo titolo, riusciva sempre a venderlo al prezzo più alto o vicino a quello più alto del giorno. Era piuttosto curioso per noi perché, per farvi un esempio, non credo che uno come George Soros sia mai riuscito a fare una cosa del genere. La Murphy, quindi, decide di non investire. Ma se alcuni tra i più scaltri di Wall Street nutrono sospetti, perché non lanciano l'allarme? Io in realtà avvisai un certo numero di investitori. Alcuni di loro accettarono i miei consigli, altri invece si aggrappavano disperatamente all'illusione del troppo bello per essere vero. Perché la gente ama pensare di poter arrivare alla macchina genera soldi, a una sorta di albero magico che può essere scrollato di tanto in tanto. La gente vuole convincersi di aver trovato il mago della finanza che farà l'impossibile. Ricordo che una volta mi trovavo a una cena e una donna, anche lei come me nel business degli hedge fund, mi pose la domanda, beh, che ne pensi di Bernie Madoff? Io le risposi, abbiamo lasciato perdere perché pensiamo che ci siano dei seri problemi sotto. E tu che cosa pensi? Ha continuato a farmi delle domande e io a risponderle. Poi a un certo punto ha cominciato a urlarmi contro. Come ti permetti? Quest'uomo è una colonna della comunità. Ha fatto così tanto per molta gente. È un vero filantropo. Come osi parlare così di lui? Si rende conto? È normale quindi che il giorno dopo, se incontravo qualcuno che mi chiedeva di Madoff, io rispondessi, non ne so niente. Una persona però sa più di qualcosa e decide di rivolgersi alla Securities and Exchange Commission, l'organismo di controllo della borsa americana. Ma la SEC fa cadere i sospetti di frode sollevati dall'analista Harry Markopoulos senza aprire un'indagine adeguata. Erano molto vicini a Bernie e ne avevano piena fiducia. Una fiducia totale, a tal punto che si può dire che Madoff era riuscito praticamente ad accecarli e a rendere la SEC inoffensiva. Io credo che la SEC sia responsabile per una quantità colossale di perdite, perlomeno un 25%. Sarebbe stato un gioco da ragazzi scoprire la dimensione della frode. Perché loro dicevano di eseguire migliaia di transazioni a settimana su azioni acquistate e vendute e opzioni sulle azioni. In realtà non facevano alcuna transazione. Ma cosa succede nel cuore attivo della truffa al Lipstick Building sulla Third Avenue? Questo è il 19° piano. Il 19 e il 18 erano la sede della sezione dell'agenzia di cambi della compagnia, dove compravano e vendevano azioni. Era la compagnia vera e propria, quella che Madoff aveva fondato moltissimi anni prima. Al piano sotto, al 17°, c'era invece il suo dominio segreto, quello che, a quanto so io, nessuno ha mai potuto visitare.
Quasi nessuno degli impiegati di Madoff che avevano accesso al 17° piano ha mai parlato. Uno però è pronto a incontrare Willard. Bob McMahon ha lavorato per un anno con Madoff come esperto in computer ai piani superiori dei suoi uffici. Un giorno gli viene concesso di scendere al piano 17. Fu come entrare in una grotta. Un'area molto buia, con stanze buie. Pile e pile di fogli in scatole che arrivavano praticamente al soffitto. E macchinari obsoleti che sapevano davvero di vecchio. C'erano ancora quelle macchine a schermo verde che non vedevo da almeno 25 anni. Stampanti ad aghi che non vedevo da una trentina d'anni. Che se ne faceva di tutta quella vecchia tecnologia? Ogni volta che chiedevo, ma che volete farci di tutta questa roba? Prima o poi sarà inutile. La risposta era sempre, è un problema di Bernie, è a lui che spetta decidere. Era sempre questa la risposta. Solo col senno di poi possiamo dire che quella era la sede di un'attività criminale. Ma perché non aggiornava mai i computer? Perché per cambiarli avrebbe avuto bisogno di consulenti esterni che avrebbero scoperto la truffa. E questo è ciò che un computer al 17° piano produceva. Falsi registri di transazioni di azioni per i clienti di Madoff. Johnson & Johnson, Microsoft, Mobile Oil. Ogni volta che c'erano transazioni, io ricevevo, molte volte al mese, grossi pacchi. C'erano le ricevute delle transazioni. La signora Norma Hill ha investito direttamente con Bernie Madoff per 21 anni. Queste ricevute sono tutte false. Nessuna di queste transazioni è mai avvenuta. Ogni mese mi arrivavano le ricevute dalle quali capivo che stava investendo in titoli sicuri. Diceva che quando il mercato era in declino, lui depositava il denaro in buoni del tesoro. Insomma, cosa c'è di più sicuro di un buono del tesoro degli Stati Uniti? Richard Friedman si è fidato, pur essendo un contabile pubblico abilitato. Sembrava tutto regolare. Nel caso, ad esempio, avessimo avuto bisogno di contante, mandavamo un fax o una lettera e nel giro di alcuni giorni ricevevamo i soldi. I prezzi sulle ricevute o sulle bolle di acquisto concordavano con le quotazioni riportate sui giornali di quel giorno. Lo stesso per le vendite. È vero. Quindi se vendeva 10.000 azioni dell'IBM per te, ti ricevevi... La conferma. Sì, la conferma che erano state vendute 10.000 azioni dell'IBM e ciò avveniva per ogni azione che pensavamo fosse stata comprata e venduta, ma non si comprava e non si vendeva niente. Questo significa che Richard deve faticare molto per mantenere la promessa fatta al padre. Papà mi disse, Rich, se muoio prima io, pensa tu alla mamma. All'inizio non era per niente difficile, ma ora è dura. La madre di Richard ha l'Alzheimer. Anche a lei Madoff ha rubato i soldi che le servivano per l'assistenza domiciliare. A volte penso che l'Alzheimer per lei è come una benedizione, perché non si rende conto che quel po' di dollari che una volta aveva sono scomparsi per sempre, non ci sono più. E se i soldi che ha ora finiranno, sarà costretta a vendere la casa in cui ha vissuto per 55 anni. E lei non riuscirebbe a capire, direbbe, mi stai cacciando di casa, come puoi fare questo a tua madre? Madoff ha sempre sostenuto che la truffa sia stata solo opera delle sue mani. Ma come fa un uomo solo a occuparsi di una quantità incredibile di documenti da emettere al giorno? Non credo che si possa fare da soli. Ci sono troppi documenti, troppe persone coinvolte, troppi conti e clienti. E francamente, da quanto so, Madoff non era mai in ufficio. Vedevo Bernie in ufficio, diciamo, il 40% delle volte. Per il restante 60% che faceva? A volte se ne andava nel sud della Francia, altre volte incontrava clienti, altre ancora se ne stava a Palm Beach. Ma in qualità di manager l'ho visto in ufficio non più del 40%. Certamente alcuni impiegati e funzionari minori dovevano fare parte del lavoro sporco. Ora non posso dire con certezza se erano consapevoli di quanto stavano facendo, non ci ho mai parlato. Di una cosa però sono sicura, gli altri membri della famiglia senza dubbio sapevano che cosa stava facendo Madoff. Nessuna prova di azioni illegali è stata fin qui dimostrata per nessuno di loro, ma di certo hanno molte domande a cui rispondere. E poi ovviamente c'è la moglie di Bernie, Ruth, divenuta il nemico pubblico numero due, subito dietro il marito. Si occupa ormai esclusivamente di salvare una fortuna di più di 60 milioni di dollari. E mentre alcune delle vittime di Madoff sono sotto sfratto, lei si gode questo sontuoso attico doppio in una delle zone più esclusive di Manhattan. So quanto sia furba e può anche dire che non sapeva nulla, ma deve aver capito che qualcosa stava succedendo.
Lei stava lì, nel suo ufficio. Non crederò mai alla barzelletta che non è mai scesa al 17° piano. Nessuno della famiglia rilascia dichiarazioni, ma nel passato hanno tutti negato di sapere dello schema di Ponzi di Madoff. E potrà essere proprio Bernie a farsi l'ultima risata. Dichiarando la sua colpevolezza e che nessun altro era coinvolto, in un certo senso blocca gli inquirenti, perché non si sa bene che cosa fare. Non deve andare a testimoniare, non è soggetto a domande da chi che sia, né deve provare dove fosse o come abbia fatto. Insomma, non è obbligato a dire niente. E non deve neanche dire dove siano finiti tutti i soldi. Negli anni, la famiglia Madoff ne ha spesi molti per se stessa, ovviamente. Bernie e Ruth hanno 4 case del valore di più di 20 milioni, oltre a barche e un jet privato. E proprio alcuni giorni prima dell'arresto del marito, Ruth ha prelevato 15 milioni di dollari da un conto a lui collegato. Poi Bernie è stato sorpreso a inviare gioielli per un valore di 1 milione di dollari a membri della stretta cerchia familiare mentre era agli arresti domiciliari. Ma cosa è successo al resto dei soldi? Se fossi stato in lui, sarei andato avanti e avrei cercato di far scomparire le cose il più possibile. Immagino che ci siano soldi portati al sicuro in vari luoghi del mondo. Madoff ha già ammesso l'esistenza di 3 conti di denaro sporco riciclati per mezzo del suo ufficio di Londra e gli investigatori stanno verificando conti in tutto il mondo. Più di 1 miliardo di dollari è stato rintracciato, ma in giro ci sono ancora tanti miliardi. Molta gente vi dirà di Madoff, così come di altri truffatori stile Ponzi, che c'è stato un momento in cui hanno deciso di passare al male. Non credeteci. Il truffatore di Ponzi è un impostore fin dall'inizio. La sua psicologia e la capacità di fare quello che fa sono il frutto di personalità ciniche, che non credono nella legalità fin dall'inizio. E alla fine la domanda da 64 miliardi di dollari. Come pensava di farla franca per sempre? Dopotutto ogni truffatore alla Ponzi sa bene che il suo schema prima o poi crollerà. Per riuscire a fare una simile doppia vita e per tutti quegli anni bisogna essere dei sociopatici, con questa spada di Damocle che continuamente penzolava sulla sua testa. Ma vi immaginate la pressione addosso a cercare di gestire tutti quei libri contabili e pagare un cliente con i soldi di un altro? Bernard Madoff dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni in galera. Noi saremo più indulgenti, un paio di mesi di carcere a caldo e poi chi vivrà vedrà. Comunque, quando c'è un fallimento si mettono in moto i liquidatori che a Wall Street si fanno pagare bene, fanno l'inventario di quello che c'è, cercano di recuperare il recuperabile per rimborsare i truffati e poi fatturano. Bene, in 5 mesi di attività i liquidatori hanno fatturato 22 milioni di dollari e gli avvocati hanno messo sul conto 669 ore di lavoro per la miserabile cifra di 1.250 dollari l'ora e saranno pagati per primi.